Ciao a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con Sunshine Money, il canale dedicato al mondo dei guadagni online gratuiti. Prima di iniziare volevo fare una piccola premessa. Come vi ho detto all'inizio, questo canale è dedicato appunto al guadagno online gratuito, alle situazioni di guadagno online gratuite. Io non vado a trattare siti o situazioni ad investimento in questo canale. Sono solito dividere i miei video in playlist, infatti andando appunto nelle playlist trovate le varie sezioni, si va dai siti di Faucet. Cosa sono i Faucet? Ho spiegato più volte che i Faucet appunto sono dei siti, delle piattaforme che ci danno la possibilità di guadagnare criptovalute. Poi c'è la sezione delle prove di pagamento, appunto dove vado a inserire i video relativi alle prove di pagamento. C'è una sezione relativi ai siti gratuiti di guadagno e qui veramente c'è di tutto, si va dalle PTC o da altre situazioni di guadagno, ripeto, tutto assolutamente gratuito. Cosa sono le PTC? Ho spiegato più volte che il termine PTC viene dall'inglese e sta per paid to click, ossia pagati per cliccare. Viene da sé che un sito PTC ci paga appunto per cliccare su dei link che ci propone quotidianamente. Questi link ci rimanderanno delle pubblicità e il sito tutto sommato ci pagherà appunto per visualizzare queste pubblicità. Le PTC in questione ci guadagnano da questo, ci guadagnano da questa pubblicità e poi ci gireranno una parte dei loro introiti. Poi si passa alla sezione delle app, quindi app per smartphone, stiamo parlando di smartphone. Io ogni tanto vado a proporre alcune applicazioni appunto relative agli smartphone. Dopo ho anche un secondo canale per chi è interessato, per chi è appassionato alla produzione musicale, Sunshine Records Home Recording, in cui tratto appunto di produzione musicale, magari per chi vuole imparare o sta imparando a produrre musica e magari è alle prime armi, sta iniziando a muovere i primi passi o è già avviato e vuole affinare le proprie tecniche o impararne di nuove. Qui trovate un sacco di video, un sacco di tutorial appunto relative alla produzione musicale. Se è di vostro interesse, se vi fa piacere, anche qui potete iscrivervi e mi raccomando attivate la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che di volta in volta andrò ad aggiungere anche in questo mio secondo canale. Detto ciò, torniamo a noi. Oggi vado a proporvi un'estensione che ci dà la possibilità di guadagnare rubli. Per fare questo vado su Chrome, che ci dà la possibilità di tradurre i siti in italiano. Sto parlando di TISFAST. TISFAST è un'estensione russa che appunto ci dà la possibilità di guadagnare in modo assolutamente gratuito dei rubli. Come si fa a guadagnare da questa estensione? Allora, innanzitutto dovremo iscriverci al sito tramite il link che vi lascerò in descrizione. È molto semplice iscriversi. Adesso andiamo a tradurre in italiano. Ecco qui, per gli utenti di Chrome appunto è possibile tradurre i siti in italiano. Dicevo, dal link in descrizione dovremo iscriverci, quindi saremo in questa pagina, andremo nella sezione per registrarsi e qui è molto facile iscriversi, basterà farlo semplicemente con le credenziali di Facebook. Ci basterà appunto cliccare sull'icona di Facebook e il gioco è fatto. Una volta iscritti potremo accedere tranquillamente al nostro account, quindi faremo accedi, andremo appunto a indicare la situazione di Facebook e il sito automaticamente ci riporterà al nostro account e nella nostra dashboard, ed eccola qui. Qui la prima cosa che dobbiamo andare a fare appunto per guadagnare sarà quella di scaricare l'estensione per il nostro browser. Quindi dovremo andare in guadagni e qui, come potete vedere, dovete andare a scaricare l'estensione per il vostro browser. Io l'ho scaricata per Firefox perché Firefox è il browser che uso di solito, ma come vedete ci sono disponibili anche altri browser. Una volta scaricata l'estensione, adesso vado in Firefox perché ripeto l'ho scaricata per questo browser, ve la troverete qui, questa con
L'API è l'estensione relativa appunto a Taste Fast, eccola qui. Qui c'è un resoconto, come dire, delle nostre azioni con questa estensione. Non dovrete fare altro, questa estensione praticamente funziona come Surfy.b, che è quest'altra di cui ho parlato già tante volte. Ogni tanto appunto ci compariranno, vedete come adesso, delle pubblicità, e queste pubblicità ci daranno un guadagno in rubli. Questo guadagno in rubli andrà a sommarsi qui. Una volta arrivata appunto alla soglia di prelievo, possiamo andare a prelevare. C'è di positivo e c'è di bello che TisFast ha una soglia di prelievo davvero bassa, si può prelevare anche un rublo, quindi davvero una soglia di prelievo bassa, quindi è comodo prelevare con questa estensione, così ci rendiamo conto anche come si comporta. Io adesso, come vedete, ho poco più di 7 rubli, aspetto un attimino di arrivare a una cifra un po' più consistente e poi preleverò e andrò a fare anche un video di prelievo su questa estensione. Quindi ragazzi, vi dicevo, estensione molto semplice, una volta installata andrà nel nostro browser, come vi ho fatto vedere. Io ripeto, adesso lo sto usando per Firefox, perché Firefox è il mio browser predefinito, e di tanto in tanto ci verranno fuori delle pubblicità come questa che vedete, che ci daranno la possibilità di guadagnare in modo, ripeto, assolutamente gratuito, dei rubli che andranno ad accumularsi qui, come vedete. Adesso qui possiamo anche chiudere questa pubblicità. Una volta arrivata alla soglia minima, ripeto, si può prelevare anche un rublo. Una volta arrivati alla soglia minima, possiamo andare a prelevare. Quindi, tornando su Chrome, che ci dà la possibilità, ripeto, di tradurre i siti in italiano, andiamo nella sezione ritirarsi, quella con la manina. Qui andiamo ad impostare il nostro sistema di pagamento, che sia WebMoney o Payeer. Io sceglierò Payeer. Andiamo appunto a impostare il nostro sistema di pagamento, andiamo a salvare le modifiche, il sito ci manderà una mail appunto di conferma per il salvataggio delle modifiche. Una volta impostato il nostro sistema di pagamento, i nostri rubli arriveranno direttamente su Payeer. Ripeto, io aspetto un attimino di raggiungere una cifra di guadagno più consistente e poi andrò a fare un video di riprova per il prelievo e quindi per il pagamento. Ragazzi, questo è quanto, una estensione molto semplice che non crea problemi, che appunto ci paga per mostrarci ogni tanto delle pubblicità. Quindi in chiusura io vi ringrazio per la visualizzazione, vi invito, mi raccomando, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina se siete interessati a queste modalità gratuite, ripeto, di guadagno online. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo video.